Noi speriamo che si renda conto il sindaco di cosa è stato fatto in questi ultimi tempi e torni assolutamente indietro sui passi che sono stati fatti, cioè prenda assolutamente posizione sul pagamento in Rivieracqua, che faccia ritirare l'istanza di fallimento, che faccia ritirare la richiesta di commissariamento, assolutamente, e ci sia un cambio anche di vertice in AMAT della presidenza, perché è l'unico modo per perseguire poi le finalità che ci siamo poste, dove comunque sia, voglio dire, coloro i quali hanno preso questa posizione all'interno della maggioranza è perché hanno coscienza, hanno proprio a cuore, non come è stato fatto passare, ma hanno proprio a cuore il comune e i cittadini, e il dissesto finanziario sarebbe la cosa peggiore per questo comune, perché lo ingesserebbe per non so quanto tempo, e quindi sulla base di questo, se si ritorna indietro, si ha la possibilità chiaramente di poter proseguire, perché ci sarebbero tutte le condizioni per andare avanti, altrimenti penso proprio di no. Io ho in mano le dimissioni dei nostri 4 assessori, sono venuta a parlare col sindaco ponendogli le nostre problematiche. Abbiamo individuato con il sindaco un percorso che adesso vedremo di riuscire a concretizzarlo. E innanzitutto io le dimissioni degli assessori le ho in mano io, non le ho ancora consegnate al sindaco, perché noi comunque volevamo convocare una giunta per passare le pratiche, giustamente le pratiche che sono urgenti, le pratiche che se non passate potrebbero creare un danno economico alla città di Imperia, e quindi noi siamo per che gli assessori restino in carica finché non viene convocata questa giunta e passare queste pratiche importantissime, tra cui quella dei contributi del Porfer e via di seguito. Nel frattempo col sindaco abbiamo discusso, abbiamo individuato questo percorso, abbiamo cercato di individuare questo percorso che sarà la convocazione di un consiglio comunale con la discussione dell'entrata in Rivieracqua. Io mi sono riservata col sindaco di portare questa notizia al mio partito e vedere se questa mossa che abbiamo individuato può essere valida per riuscire a ricucire complessivamente il rapporto di fiducia col sindaco. Perché comunque il nostro obiettivo è quello che il comune di Imperia, come già deliberato in consiglio comunale, deve entrare in Rivieracqua. Quindi il discorso di Rivieracqua con la richiesta di fallimento noi la contestiamo, come contestiamo la richiesta di commissariamento dell'ATO. In questo momento il primo passo dovrebbe essere questo consiglio comunale, probabilmente prima della fine di novembre sarà convocato d'urgenza, e vediamo se con questo consiglio comunale riusciamo in qualche modo a mettere un punto fermo sull'entrata innanzitutto del comune di Imperia in Rivieracqua e sul fatto di tutelare Rivieracqua, cioè mettere in sicurezza Rivieracqua e l'ATO, per noi è importantissimo. Il sindaco non è morbidissimo, comunque voglio dire in questo momento questo è il punto fermo che abbiamo trovato. Io comunque devo portare il tutto al mio partito e quindi viene. Comunque io in mano confermo, ho le dimissioni dei miei 4 assessori. E a dire il vero, diciamo, il mandato che io ho dal movimento che rappresento è leggermente diverso. Oggi all'ordine del giorno non c'erano le dimissioni, c'era la discussione sull'acqua pubblica. Noi vogliamo sapere come si va avanti. Abbiamo chiesto ed ottenuto e concordato questo percorso che proseguirà con un consiglio urgente. Noi speravamo fosse anche monotematico, in realtà abbiamo appurato che ci sono anche altre pratiche urgenti come variazioni di bilancio che saranno messe all'ordine del giorno insieme all'ordine del giorno appunto dell'entrata o meno nel gestore unico, e vedremo. Noi le dimissioni non le ho io, le ha il movimento, io rappresento il gruppo consigliare, quindi adesso relazionerò al movimento quello che è uscito oggi da questo incontro, e dopodiché vedremo. Se volete, usando un termine antico, ma per chi si intende di politica forse un termine chiaro, diciamo che le dimissioni sono congelate. Ma alla luce di questo plico di polemiche che sono uscite in questo weekend, direi che mi sembra un po' illogico tornare indietro, e quindi abbiamo convenuto di portare una delibera di Consiglio Comunale che porterò io, nella quale chiederò al Consiglio Comunale di, alla luce delle sopravvenute problematiche
di Riviera Acqua, chi, di Amat, che aveva richiesto fallimento, guarda, che poi bisogna vedere se avrà ragione o torto, non sono io quello che lo deve dire. Alla luce di questo fatto chiedo al Consiglio Comunale di appunto soprassedere all'ingresso in Riviera Acqua fino a quando la questione del fallimento non sarà chiarita, e per chiarita vuol dire tutto, nel senso chiarita in qualunque modo, nel senso Riviera Acqua può pagare, quindi non c'è più il problema, il fallimento, che se vende, può essere dichiarata inammissibile, non c'è più il problema, e quindi io chiedo soltanto di aspettare a vedere che cosa succede di questa richiesta, che è quello che ho sempre detto dall'inizio e non cambio assolutamente idea. La posidonia oceanica fa parte del nostro patrimonio di biodiversità. Fra l'altro non è un'alga, ma è una pianta superiore ed è endemica del Mar Mediterraneo, dove purtroppo la sua presenza si sta riducendo sempre di più. Per la sua particolare sensibilità alle condizioni ambientali è stata considerata un vero e proprio bioindicatore. La posidonia, fra l'altro, coniuga alcune caratteristiche delle piante terrestri con altre tipiche delle alghe. Proprio grazie a questa sua peculiarità in passato ha avuto un notevole rilievo commerciale, basti pensare che non essendo infiammabile le sue foglie venivano utilizzate come isolante, per esempio sui tetti, o per integrare certi mangimi animali, o imballare oggetti fragili, e veniva chiamata addirittura l'alga dei vetrai, quindi è una grande tradizione anche nella nostra cultura mediterranea. I suoi usi non si limitavano agli soli scopi commerciali e venivano usate le foglie anche per guarire irritazioni e infiammazioni. La posidonia oggi è essenziale non solo per proteggere le coste dall'erosione, ma anche per preservare la salute dei mari, contribuendo a trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. È inevitabile che gli effetti del cambiamento climatico sugli habitat marini e costieri abbiano delle conseguenze negative anche sulle attività dell'uomo legate a questi ambienti, come per esempio la pesca. E sicuramente sono le attività dell'uomo quelle su cui dobbiamo agire. Il commissario mi ha già dato anche delle risposte, penso per esempio ai temi dell'erosione costiera, ma anche ai temi delle grandi costruzioni. Io mi ricordo quando ero in regione Liguria che ho dovuto battagliare fortemente per evitare la costruzione di un porticciolo che avrebbe cancellato dalla Liguria l'unica prateria di posidonia ancora che fiorisce ancora. Quindi per queste ragioni noi dobbiamo lavorare. Volevo fare delle domande al commissario, ma diciamo con la sua introduzione ha già risposto. Grazie. Sì, è una iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dal sindaco in prima persona. Saranno piantumate una quindicina di alberi, appunto di tigli, grosso modo, nella parte dei giardini di Piazza del Popolo, lato mare, praticamente diciamo la parte vecchia, ecco. Mancano alcuni alberi, ecco, diciamo che è un'iniziativa sicuramente importante per dare un certo decoro alla città e al parco urbano, ma soprattutto è un'iniziativa di grande spessore, in quanto noi crediamo molto nella piantumazione degli alberi, ecco, è una nostra priorità e cerchiamo, come abbiamo già fatto l'anno scorso, di andare avanti su questa linea con molta convinzione. Siamo al Cascin di Arzeno Donelia, ospiti del signor Gianni Massa, che sempre come ogni anno ci ospita come viaggiatori del gusto. Anche quest'anno noi di Autostoria abbiamo fatto questa iniziativa un po' in ritardo, però ci siamo arrivati ugualmente. Abbiamo radunato circa una ventina di auto diciamo di buona qualità, come si vuol dire, e niente, abbiamo fatto un giro panoramico con varie tappe di degustazione. Siamo partiti dal nuovo villaggio Rebi, che si trova ai piani di Imperia, per chi non lo sapesse, e che dire, abbiamo fatto la strada per andare ad Alassio. Ad Alassio siamo andati su al Santuario della Santa Croce, dove abbiamo fatto una degustazione di formaggi tipici del posto, della ditta Caserin di Cosio da Roscia. E dopodiché siamo arrivati qua al Cascin, dove stiamo degustando le frittelle di baccalà e lo stoccafisso all'Onegliese, fatto dal Comitato San Giovanni, o per meglio dire dall'Accademia dello Stoccafisso. Abbiamo qua una rappresentante della regione che ci è venuta a trovare perché è stata stuzzicata dai nostri
dai nostri menù. La cosa ci fa molto piacere, noi pensiamo di andare avanti anche per un altro anno e che dire, seguiteci sui Viaggiatori del Gusto su Facebook, perché quest'anno c'è anche la novità che abbiamo preso le adesioni di persone che ci vogliono seguire anche se non hanno le auto d'epoca. Perciò se volete iscrivere i Viaggiatori del Gusto su Facebook o se no sul nostro sito autostory.it. Un saluto a tutti e grazie a Imperia TV. L'entroterra di Arseno Donelia, in mezzo ai nostri paesi, Cesio, Arseno Donelia, San Bertolomeo, Caravonica, oggi è un clima bellissimo e non poteva mancare con l'Accademia e col Comitato San Giovanni il Presidente Podestà. Un tuo parere, Presidente, di questa giornata? Beh, una bellissima giornata come clima, ma anche una bella giornata come atmosfera. Qua al Cascino è un posto meraviglioso, perché adesso è una giornata che si vede tutta la valle, quindi è spettacolare. C'è una collaborazione col Cascino, con Gianni Massa, oltre a un'amicizia che ci accompagna adesso sempre più frequentemente. Abbiamo finito Olio Oliva poco fa, Accademia e Comitato, come sapete, sono una cosa sola. Abbiamo tanti progetti insieme, perché comunque Gianni è un imprenditore che ha delle idee e noi anche, quindi ci siamo trovati subito in sintonia. Fermare l'immigrazione clandestina, fermare gli sbarchi è un dovere di noi italiani nel rispetto degli italiani e delle esigenze delle famiglie italiane, ma è anche un dovere nel rispetto di tante vite umane che in questo modo vengono salvate, impedendo dei passaggi in mare che, come abbiamo visto molto spesso, avevano dietro più l'interesse dei trafficanti di uomini che non invece l'interesse di libertà o di vita delle persone che erano costrette a scappare. Il dovere che noi abbiamo da cittadini europei è quello di porci questa domanda, di ricordare che le frontiere vanno chiuse. Io da italiano sono convinto che le frontiere italiane oggi vadano chiuse all'immigrazione, perché non abbiamo più la forza e la capacità come paese di farci carico di questa emergenza, ma nello stesso tempo dico che non possiamo limitarci alla protesta, ma dobbiamo agire con azioni concrete, perché il problema lo si risolverà soltanto se noi metteremo fine a quelle che sono le condizioni per cui queste persone scappano dai loro paesi. Non parliamo infatti qui dei migranti politici, non parliamo di quelli che scappano dalla guerra. A queste persone siamo pronti, perché siamo tutti cittadini del mondo, a dare un tetto, a dare la sicurezza, a dare le cure ospedaliere, perché chi scappa dalla guerra va aiutato. Qui parliamo di quelli che Macron chiama i migranti economici, parliamo di quelle persone che scappano dal loro paese alla ricerca di condizioni magari economiche migliori. Ecco, in Italia non le possono trovare condizioni economiche migliori, perché noi oggi facciamo fatica a garantire condizioni economiche adeguate e dignitose agli italiani. Questa è la verità che dobbiamo dirci e che ci fa dire: chiudiamo le frontiere, stop immigrazione. Nello stesso tempo però, se vogliamo essere seri, dobbiamo agire per trovare le risposte in quei paesi da cui l'immigrazione proviene. Parliamo soprattutto del Nord Africa ed ecco che una risposta positiva qui da Bruxelles arriva. L'ha annunciato il Presidente del Parlamento Tajani, che dimostra ancora una volta come di fronte ai problemi è necessario agire con serietà, con determinazione e con forte concretezza. La risposta si chiama 40 miliardi di euro per il Nord Africa. 40 miliardi di euro per impedire che ci siano e che si determinino ancora le condizioni che hanno portato allo sbarco, alla partenza, alla fuga di decine di migliaia di clandestini da questi paesi. Ecco come noi crediamo, a livello anche di Forza Italia, che vada affrontato questo tema. Da una parte la durezza e la determinazione di dire chiudiamo le nostre frontiere italiane, ma dall'altra parte aiutiamo a casa loro in modo concreto, non solo con uno slogan facile a dirsi, ma aiutiamo a casa loro con risorse economiche vere queste persone che hanno diritto di poter avere una vita nei loro paesi d'origine. La debacle della nazionale ha creato amarezza e rabbia. I mondiali di calcio non vedranno le maglie azzurre in campo. Il commissario tecnico è stato cacciato e ora in molti
Aspettano che anche la dirigenza della Federcalcio faccia la stessa fine, ma i tifosi non si arrendono. Sono soprattutto quelli che dal pallone speravano di riscoprire il business dei bar affollati, delle piazze strapiene davanti ai maxischermi, dei viaggi organizzati per supporter romantici scatenati, pronti a invadere pacificamente la Piazza Rossa in caso di vittoria. Ma la Russia è un sogno svanito nel nulla, ma nessuno si arrende. Il mondo calcistico è in fermento e pochi accettano il verdetto, ma la sfera non è magica, pertanto è imprevedibile. Così da Savona la settimana scorsa è partita una sorta di crociata per non lasciare i tifosi orfani della loro nazionale. L'assessore allo sport, all'ombra della torretta, ha lanciato una singolare iniziativa: far giocare un mini campionato mondiale tra le squadre squalificando, offrendo il non capiente stadio Valerio Bacigalupo. Secondo l'assessore, l'affare è assicurato se Italia, Cile, Olanda e Stati Uniti accettassero l'invito. Direi che l'iniziativa da sola vale, già soltanto a pensarla, una Coppa del Mondo.